Ciao ragazzi, ciao raga, benvenuti in questa nuovissima avventura, come sempre nelle foreste più forestose ormai siamo italiane. Tarzan e Jane, sì, esatto ragazzi, cioè due Tarzan e Jane, che cioè veramente no, ormai sopravvivenza nei boschi, noi cioè, siamo proprio a livello pro, se non siamo pro. A casa con i bambini siamo, esatto, nelle foreste, siamo nelle foreste. Quindi quest'oggi ragazzi, ennesima casettina divorata dalla vegetazione, nascosta nella boscaglia, e noi siamo qua a controllarla, verificarla, studiarla, documentarla. Quindi ora ci inoltriamo insieme in questa vegetazione e scopriremo insieme di cosa si tratta. Come potete vedere è una vera e propria foresta, ragazzi, non esageriamo mai quando parliamo di vegetazione estrema. Sentite anche gli uccellini che fanno da sottofondo, guardate. In questo caso anche l'abitazione, vedete, è completamente avvolta dall'edera. Guardate che meraviglia, cioè, che visione suggestiva. Sembra la classica casetta da film. Sì? Da boschetto, è presente quei film horror con la casa nel okay. boschetto? Mi quella. Dà quell'impressione a me. Sì, invece sì, avrei detto che sembrava la casa della nonna di Cappuccetto Rosso. Ok, vedete ragazzi, comunque ognuno poi ha la propria sì. visione, no? Fateci sapere nei commenti quando vedete queste abitazioni di questo genere a cosa pensate voi. Vi vengono in mente i film horror? O appunto, come la fa, vi vengono in mente i cartoni animati, come appunto la casa di rifacciamola vedere di Cappuccetto Rosso. Ora ve la faccio rivedere, mi raccomando, e poi scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Guardate che meraviglia. Non so se vi trasmette comunque pace, però noi qua percepiamo tanta pace e tanto relax per via di questa vegetazione e di questi uccelli in sottofondo che creano la giusta atmosfera. Ora ragazzi, non ci perdiamo più in chiacchiere e iniziamo con l'esplorazione. Allora ragazzi, qua abbiamo subito un portone che dà accesso molto probabilmente a un magazzino, ok? Adesso diamo giusto un occhio veloce perché mi sembra molto sporco, esatto, vedete? Pieno di oggetti ammassati, vedete? Ah, tra l'altro ci sono anche... ci sono dei quadri. Vedete, sì, guardate anche qua i miei piedi, vedete, questi sono dei quadri, sembrerebbero. E poi vabbè, è comunque, vedete, una sorta di box deposito dove è stato ammassato di tutto. Niente, quindi direi di procedere per l'entrata subito qua alla mia destra che ci dà accesso alla casa, ragazzi. Come potete vedere, di fianco al magazzino abbiamo un'altra porta con delle scale che molto probabilmente conducono al piano superiore. Però abbiamo un'altra porta qua, vedete, che molto probabilmente ci darà accesso alla vera entrata della casa. Adesso, ragazzi, vi filmerò il tutto. Mamma mia! Cioè, che figata! È la casa di un pittore! Fischia, che entrata meravigliosa! Direi decisamente di sì! Ma sono veramente troppo curiosa di guardare tutti questi quadri! Cioè, guardate. Guarda, c'è ancora tutto! Guarda quanti esatto, accessori, guarda. Ancora! Pennelli di ogni tipo, di ogni colore, di ogni forma! Attrezzi che ovviamente a lui saranno serviti un sacco per dipingere. Sì. Ma chi era questo pittore? Voglio scoprire. Speriamo di trovare quante più informazioni sì. possibili, perché veramente guardate, cioè che meraviglia. È un ingresso veramente emozionante. Guarda ancora anche tutti i suoi disegni qua appesi. Wow. E anche qui guarda
qua, ragazzi, sembra che, cioè, che fino all'altro giorno abbia dipinto. Abbiamo Esatto. ancora, vedete, proprio queste sono acquerelli, no, queste sono Tempere, tempere. tempere. Abbiamo tempere, guardate qua sotto si intravedono ancora anche i pennelli. Guardate che Guarda che sei meraviglia. schizzi, che Esatto, qua carino. addirittura abbiamo degli schizzi. Cioè qua proprio li provava proprio con la sua firma, cioè nel Sì, è senso vero. diceva vediamo come verranno se... Ma guarda che bello questa tempera, bianco di zinco. Stupendo. Guarda anche gli astucci con ancora dentro tutte le Mamma. matite. Troviamo tubetti di tempera dappertutto su questo tavolo. È veramente meraviglioso, ragazzi. Troppo emozionante quando si fanno questi ritrovamenti artistici. Cioè, veramente trasmettono tutta la passione, comunque l'arte della persona che le faceva o che comunque abitava qua. Sono davvero stanze magiche quando le troviamo. Tra l'altro, amore, guarda che, ragazzi, ve li inquadro, che pattini vintage! Mamma, è Cioè, vero! guardate, Ma come cavolo guarda come sei sono certa? Ci arrugginiti. sei fatto la scarpina sopra? Però Esatto, sì. sono piccoli per essere di... Esatto, sì. Magari Magari sei una aveva. donna con un Magari aveva bambino, un uomo. qualche bambino, qualche figlio, figlia. Esatto. Infatti, anche guarda, se ciabatte, queste stivali. Sì, No, no, che sono... meraviglia. Guardate purtroppo come la sporcizia però sta entrando. Essendoci la porta aperta, vedete, c'è tanta vegetazione secca, tante foglie secche. È un vero peccato. Tra l'altro lì abbiamo un coltellazzo da paura, ragazzi, che... Cavolo, Mamma mia. sì. Guarda. Qua sotto, tra l'altro, sembra la scatola di una Ah, bomboniera. sì, quella sì, probabilmente era una bomboniera. Che meraviglia, veramente entusiasmante come inizio. Allora, tra l'altro ho trovato questi opuscoli che certificano proprio che lui era veramente ed effettivamente un pittore Ok, conosciuto, ovviamente non penso di fama mondiale, però comunque era però conosciuto. pittore quindi non era una passione, una semplice passione. No, non era una passione, cioè era la sua più grande passione perché poi adesso vi dico, ho praticamente letto. Ho cercato col nome un articolo e praticamente lui è venuto a mancare nel 2009, Ah, ok, non c'è più. il nostro signor pittore è venuto a mancare nel 2009 e appunto anche loro dicono, le persone che hanno fatto questo articolo, che lo conoscevano tra l'altro, che lui ha dedicato la sua vita alla pittura e alla fede. Infatti se ti guardi intorno, tipo qua per esempio, guarda, ci sono vari riferimenti, vedi, ho visto Ah, alla ok. È chiesa, ce vero, n'è c'è uno un qua, ce n'è uno da opuscolo lì. qualche altra parte. Ed effettivamente hanno detto che lui qua, nella sua casa in campagna, traeva la sua più grande ispirazione. Immaginatevi quindi questa persona che usciva da questa stanza, da questa casa, per passeggiare, da dove siamo arrivati noi praticamente, quindi in tutta la campagna, nel suo giardino. Lui camminava, camminava, camminava. Metteva bene a fuoco quello che era la sua opera d'arte che avrebbe poi fatto, arrivava qui e la metteva giù. Cioè prendeva i suoi strumenti e pitturava. Doveva essere... Sì, no, molto magico. Più che Sì. altro perché il posto è veramente sperduto nel Cioè, io nulla. guardo da quella finestra, guardate, veramente mi sento proprio in una realtà Esatto, guarda. lontana dalla nostra. Sì, siamo su qualcosa lì. Sì. Sì, no, è stato il vento molto No, probabilmente. animale. Ah, ok. Niente, ragazzi, scusate se abbiamo rovinato l'atmosfera, ma si è Sì. sentito tutta la vegetazione fuori muoversi come No, se è ci fosse passato un qualcuno. Sì, animalotto magari anche carino. qualche nutria, eh. Basta che non entra, mi ha chiuso No, no, infatti la porta. Mi fa chiudiamo. Mamma male. mia. Però sì, tornando a questo, ragazzi, deve essere stato davvero meraviglioso, perché come potete vedere è tutta vegetazione.
ma poi comunque avete visto fuori dove eravamo. E quindi immaginare appunto come ha detto la Fra al pittore che esce in questo paradiso, ripeto, poi isolato proprio dal mondo, perché siamo nel nulla più totale al centro di un boschetto, è qualcosa di veramente magico. Sì, è magico. Poi comunque sì, ho visto qua i vari giornali, sono fermi al 2009, al 2004. Ok. Lui poi è venuto a mancare nel 2009, non so se poi sarà magari ammalato o che altro, e quindi Magari poi ha sì. fermato un attimino tutta la sua... Magari poi era anche semplicemente in un luogo di cura, magari si era Anche sì, può malato, perché se si essere. sono fermati al 2004. No, può essere, però ho letto che tanti dei suoi dipinti sono stati recuperati e li Ok. hanno messi in esposizione in questa struttura, Ah, in questo ok. museo nella sua città. Quindi Ottimo, meglio. sì, non tutto è perduto. Ecco, peccato che tanto è rimasto ancora qua un Sì, po' in esatto. balia di tutti, insomma. Però dai, sapere che gran parte delle sue cosine le hanno recuperate. No, è comunque Ah, è molto piacevole, infatti, piacevole, lo esatto. sapere, sì. Guardavo questa lampadaria, adesso ho fatto praticamente molto, cioè, molto casereccio, Sì, esatto, molto sembra la cesta. Vimini, esatto, Esatto. dei bambini. Sì, Adesso, sì. sì, no, sì, era vivaco un po', secondo me. Adesso non so le altre stanze come possano Adesso scopriremo essere, però insieme. sì, secondo me viveva proprio con poco. Sì, trasmette proprio quella sorta di pace, Bravo, sì, semplicità. quelle persone non attaccate al soldo, Esatto. ma che amavano cibarsi, ecco, di quella che era la loro passione, Che è la cosa poi, più bella che è la cosa più comunque, bella, esatto, quindi. bisognerebbe vivere così, punto. Sì, infatti. Vedete, come vi diceva la Fra, questa è la porta, no? Guardate, noi usciamo e vabbè, è praticamente il boschetto da dove siamo arrivati, ma guardate, è un boschetto praticamente circolare, ragazzi, che da Google Maps veramente si vede solo questo boschetto e non diresti mai che al suo interno c'è nascosta questa casetta. Veramente, è magico, lo ripeto, magico. Ragazzi, un'altra esplorazione entusiasmante, proprio di quelle Sì. che trasmette proprio tantissimo dai ricordi alle passioni di questa persona, a ritrovamenti sudati che ci permettano di ricostruire proprio la vita di questa persona e di conseguenza documentare il tutto al meglio. Ma poi ripeto, la semplicità, ma allo stesso tempo la ricchezza emozionale trasmessa da questa stanza ha un valore inestimabile, davvero, e penso che tutti dovremmo vivere così. Cioè, questo è proprio l'ideale, la tipologia perfetta, secondo me, per vivere al meglio e in pace, non essendo attaccati ai soldi, non essendo attaccati a oggetti materiali, non vivere in chissà dove, ma nel bosco, in relax, a inseguire la propria passione, a fare quadri. Meraviglia. Sì, assolutamente. Alla fine Pace sei assoluta. lontano da tutto quello che è la Lo competizione che c'è nel stress della mondo, società. esatto, lo stress della società, tutto quello che le persone si accollano, ma Esatto. inutilmente, A vivere vite perché frenetiche, a rincorrere cosa? esatto, per cosa per niente. Alla fine Invece. l'importante è star bene con se stessi nel Esatto. proprio posto nel mondo. Poi quella è Ma questo è, sì, la vera. Poi se magari infatti. aveva anche una famiglia, ora noi non lo sappiamo ancora questo. No. Magari aveva anche una moglie, dei figli, chi lo sa? E cioè, Infatti. questa era veramente, poteva essere la sua pace, Sì. basta. Quindi ragazzi, inseguite la pace. Il vostro obiettivo deve essere la pace. Noi, con i nostri tre bambini, la nostra famiglia e la nostra passione che poi documentiamo nei nostri video. Basta, noi siamo alla pace, no? La felicità. Quindi Sì. ragazzi, inseguite veramente la vostra pace, i vostri sogni, ma senza correre, senza competere, senza farla diventare una cosa che vi fa star male. Dobbiamo vivere tutti felici, tranquilli, inseguendo i nostri sogni, ovviamente al limite del possibile e mantenendo comunque una linea retta, no? Seguendo una certa etica. Ok, ragazzi, direi di non perderci in altre chiacchiere e di proseguire questa entusiasmante avventura. Libri, Wow! no, dai. No, ma perché sempre tutti questi libri abbandonati, Che ragazzi? Guardate potevano che essere salvati. meraviglia!
Cavolo! Cavolo! Guardate! Cos'è? È Deutsch, è tedesco. È Der tedesco? Born Sudas. Vom Rechten. Beh, lui comunque era italiano, ragazzi, perché Sì, non lui abbiamo sì. detto nome e cognome, però sì, comunque era italianissimo. Che Che belli! bello, sì. Guarda anche questi. Esatto. No, sono tutti molto particolari comunque Poi ci sono un botto di i quattro suoi ruote, disegni. ragazzi, ho notato, buttati in giro, vedete? Quindi magari aveva anche la passione per le auto. Guardate Mamma mia, quanti! è vero. Beh, allora sì, era Sì. Anche appassionato. là dietro, quelle là sono riviste tante, vedi? Quattro ruote anche là, il venerdì. Sì, ci sono un casino di riviste, di libri e giustamente anche fogli da disegno, vedi là l'album, quello lì ce l'avevamo tutti quando andavamo a scuola. Sì, quello sì, Cioè, quello quello sì. lì, se non avevi quello, mamma mia, Ma guarda, erano questo qua, disastri. scusami, è un'altra lingua ancora? Quello lì era tedesco, penso. Questo qua? Ah, è vero, questo mi sembra russo. Non vorrei dire una cavolata, ragazzi. Non lo so, chi lo sa? Sì, questo qui se non sbaglio è russo. Fatecelo sapere nei commenti, ragazzi, se Dici vede, si dà. che lui sapeva varie Magari lingue? era, magari Era. sapeva varie lingue, perché comunque se lì abbiamo un libro in tedesco, qua ne abbiamo un altro. Era un Questo sotto? semplice. Ah, gli Questo? No, immortali. questo è in Ita. Allora, o magari era un semplice collezionista di libri. Quindi Probabile. magari c'era quell'edizione che voleva, gli piaceva e anche se era in una lingua diversa lo prendeva. Come alla fine facciamo anche noi, ragazzi. Noi, ripeto, siamo Sì. collezionisti di carte Pokémon, ma non le abbiamo tutte in italiano, le abbiamo anche in giapponese, in inglese. No, no, certo, anche i miei libri di Stephen King I tuoi comunque libri di... abbiamo quelli in inglese perché comunque, Esatto. nonostante, dopo parlo Quindi tedesco. potrebbe voler dire tutto e niente. Fateci sapere anche voi Esatto. nei commenti, ragazzi, cosa ne pensate. E tra l'altro, qui cosa abbiamo? Altri No, c'è un libricini. libro Ok. di un'altra persona, cioè c'è un nome e cognome, è il libro dei Promessi Sposi e già pensa alla scuola. Esatto, E vabbè, Promessi se. Sposi, chi è che ce l'ha in casa se non qualcuno che è andato a scuola? Però vabbè, non è vero, non è detto. Però c'è un nome e un cognome di un certo Giuseppe che non è però cognome Del del nostro pittore. pittore. Magari, non lo so. Non lo so. Speriamo di trovare altri indizi che Esatto. ci facciano recuperare altri pezzi di storia. Sì. Nel mentre, ragazzi, vi faccio qualche dettaglio anche di questa stanza e poi ci rivediamo tra poco. Allora ragazzi, qui abbiamo finito. Molto probabilmente era il suo studio, il suo rifugio, dove Sì. Esatto. veniva in pace, in relax e la sua creatività faceva quello che doveva fare con il pennello in mano. Sì. Bello, Meraviglioso. con la sua stufetta, guarda qua, nell'inverno lui si scaldava. Che Fantastico. figata. Non ci resta che uscire e salire le scale che abbiamo visto all'inizio del video e scoprire cosa ci aspetta di sopra, ragazzi. Se il video vi sta piacendo, vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like. Ok, ragazzi, eccoci al piano superiore. Scusate, Cosa? cioè, non me l'aspettavo. Venite a vedere. Andiamo a vedere, ragazzi. Già vedo delle tende rosse meravigliose. Amici, Che ma meraviglia, ragazzi! Cioè, guardate che spettacolo! ho i brividi, ti Ma chi... giuro. No, ma infatti, ma chi se l'aspettava una cosa del genere? Non me l'aspettavo, no, 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 no.
Guarda, c'è ancora il suo cappello appoggiato sul cuscino. Un crocifisso gigantesco. Ma il letto è meraviglioso, eh. Ragazzi, che Spettacolo. meraviglia. La Fra proprio è esplosa di felicità appena siamo entrati nella stanza. Sì, perché sono quelle cose che tu non ti aspetti, nel senso, entri in Infatti. una casa e più o meno ti fai un'idea di come può essere già dalla prima stanza. Ok. Sì. Avendo visto appunto, come dicevamo, quello studio, diciamo, quel suo covo della creatività, non credevo che potesse esserci un letto del genere, comunque una stanza, vabbè, la stanza che hai mai letto è proprio d'altri tempi, ma Sì, no, questo sono tende. quei classici letti che ti aspetti in un castello, diciamo, no? Queste tende Sì, che rosse, meraviglia. questa coperta rossa, mamma, Vabbè, che anche in fondo bello. alla stanza vedo che è rimasto Andiamo a tantissimo. vedere. Abbiamo anche un mappamondo, vedo, altri quadri. Che C'è anche il mappamondo messo su questa colonna, è tra l'altro stupendo. mi sa che è una luce, una lampada, perché vedi che c'è il filo con l'interruttore che penzola. Ah, sì, anch'io ce l'avevo uno che si illuminava quando ero Esatto, sì, piccola. cioè, quando eravamo piccoli noi, sì, anch'io ne avevo uno. Che meraviglia. L'armadio è stato comunque svuotato, vedo. Sì, allora, sono solo indumenti maschili. Esatto, non è Era la prima volta solo? che ci capita. No, bisogna vedere poi nelle altre stanze, però mi sa tanto di una persona che ha abitato qua da sola alla fine. Probabilmente sì. Perché, dai, non ho ancora visto nulla appartenuto a una donna. No, infatti. Cioè, ah, vediamo un attimo anche qua cosa possiamo avere. Abbiamo tutte cose che ci riportano appunto al nostro caro pittore. Sì, ok, bottoni, fili per cucire, però perché un uomo non potrebbe farlo? Potrebbe No, vabbè, benissimo farlo infatti. un uomo, quindi non è detto che sia una donna. Questo Esatto. profumo qua, denim di uomo. E vabbè, speriamo di trovare altre info, magari anche nelle altre Che stanze. cos'è? Vanillin pur from clove oil? Non ne ho Vanillin, idea. Non vanillin. Che lo cos'è? so, ragazzi, se lo sapete fatecelo sapere nei commenti. Guarda, questo è in English È invece. Cioè, vero? continuano i libri in Sì. lingua straniera del nostro Ma pittore, dai, tra l'altro, poliglotta. guarda questa finestrella, anche lei con le tende Bella, rosse che affaccia bellissime. sul boschetto e sta entrando un'aria molto molto fresca, molto suggestiva. Guardate che bello. Questo letto non me l'aspettavo, appunto come diceva la Fra, non è un letto che ti aspetti in un edificio del genere, da come è iniziata poi Ma l'esplorazione. poi in campagna così, cioè non pensi, no, che Però ci come ho possa detto essere una prima, casa. io un coso del genere me lo aspetto in un Cioè, castello. a volte anche nei castelli questi letti non li abbiamo trovati, tra Esatto, l'altro. Quindi, boh, capite? vabbè. Cioè, l'emozione infatti è stata proprio alle stelle. Sì. E poi volevo dire una cosa. Vai. Dicevamo prima che abbiamo trovato solo riferimenti all'uomo, a un uomo e non femminili. Invece mi devo già ricredere perché ho trovato qui, guardate, qui ho trovato una cipria. Ah, ok, è vero. E quindi niente, quindi a meno che non la usasse lui, oddio, non lo so, anche qua. Non Ma no, so. non lo so. E poi guarda, questo qua è tipo un suo disegno, un suo schizzo, non lo so, con una frase, qualcosa di È scritto che vero. non Ma dai, decifro. anche qua dentro, Anche qua, guarda. sì.
Vedi, questi sono tutti sui schizzi, Qui invece ci ragazzi. sono, vediamo un Ma attimo, ci sono dei dai. medicinali, ho È visto, vero, libri dappertutto. libri, E controlliamo anche se è sì, rimasto qualcosa anche in questo armadio. aspetta che accendo anche il mio paletto, così guardo subito prima che mi esce un pipistrello. Ah, Ah, ok, ok. Quello sembra da questo donna. qua sì, dovrebbe essere da donna, Eh sì. ok, allora sì, oro. Là, esatto. No, dai, allora sì, Eh sì, dai, qualcosa da donna c'è. segni di una donna ci sono. Magari poi hanno Sì. divorziato, è andata via ed è rimasto qua Ma poco. magari no, quando lei è morta, quando lui, perdonatemi, è morto, lei è venuta qua, ha svuotato un po' la casa da quello che poteva prendere, probabilmente, e i suoi vestiti, giustamente, essendo in vita, lei se li è portati via, avrà portato via anche qualcosa di suo, di lui, avrà lasciato giusto qualcosina, boh. Molto, molto misteriosa anche questa Sì, avventura. sì, sì. Non ci resta che proseguire. Abbiamo una stanza a sinistra e una dritta davanti a noi. Entra tu, perché in due siamo Ah, stretti, sì, è secondo molto me. È piccola un e bagnetto. un bagnetto. Purtroppo anche qua è stato vandalizzato, ragazzi, vedete? Hanno spaccato tutti i sanitari. Abbiamo una doccia, il muro vedete ormai è tutto scrostato. Abbiamo comunque una bella specchiera con il legno di contorno, però ormai anche questa qua è spaccata. Tra l'altro hanno spaccato tutti i sanitari, però è rimasto il marmo. Sì, infatti, tanti Ah, è vero, ancora è rimasto prodotti tutto, esatto, i ancora che prodotti ci per la sono. casa. Guarda, c'è ancora anche un asciugamano appeso, incredibile. Guardate come si sta ingiallendo. Però è ancora qua, mamma mia. Estratto alimentare. Direi di controllare anche subito Sì. l'ultima stanza qua, ora alla nostra sinistra. E che cos'è? Non dirmelo, non dirmelo, ragazzi, lo guardiamo insieme. Che emozione. Assurdo. No, vabbè, ma Guardate, non è c'è poi ancora possibile. tantissimo qua. Ma poi proprio quella cucina che appena la vedi ti trasmette veramente Sì. tanto. Guarda, c'è ancora la sua giacca appoggiata alla sedia. La sua giacca, ancora malostrofinaccio appeso lì al lavandino. Cioè, Incredibile. ok, qua le cose apparecchiate, adesso non so se è stato qualcuno nel tempo o effettivamente c'è così. Anche qua calendario 2003, 2003. coincide con Sì, i sì, sì, giornali del sì. 2004, giù bene o Esatto, gli male. anni sono Tra l'altro ci cambiati. sono delle lettere lì, non mi avvicino per ora perché preferisco che prima le guardi e le leggi te. Perché se c'è qualche dato... Sono tutte in inglese. Ah, ok. E vedi che comunque allora lui l'inglese lo Eh sapeva, sì. boh, basta, è una certezza, e a Cioè... questo punto posso anche dire che lui sapeva anche le altre lingue, cioè lui era molto colto, A sto punto sì. era Ma una persona estremamente colta, secondo me, sì. c'è un odore strano. Sì, un po' brutto, E sgradevole. qua comunque ci sono le finestre chiuse. Giustamente non circola aria e naturalmente rimane anche Sì. questo odore un po' più sgradevole. Peccato perché va in contrasto con l'atmosfera Infatti. che crea questa cucina. Beh, Sì, è vero. io non ho ancora fatto la ripresa e non volevo neanche farla. Ok ragazzi, anche questa avventura è arrivata alla fine, Sì. magica, davvero entusiasmante, ricca di emozioni e un passato davvero molto interessante.
Sì, questo sì. È stato bello comunque vedere i suoi dipinti, i suoi lavori, riuscire a trovare qualche informazione della sua vita passata e appunto provare sulla pelle tutte queste emozioni e magari anche trasmetterle a voi tramite il nostro video. Perfetto ragazzi, grazie per aver visto il video fino alla fine. Noi ci vediamo nella prossima avventura. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like e magari attivate anche la campanella, raga. Così vi arriva la notifica ogni volta che esce una nuova avventura. Ciao amici, alla prossima! Ciao raga!